torniamo indietro soltanto di un paio di slide rispetto a dove vi avevo lasciato la volta scorsa, perché questi argomenti sono fondamentali. Sono incredibilmente semplici, oltre ad essere fondamentali, però è sorprendente quanti vostri colleghi li abbiano sbagliati negli esami dello scorso anno. Allora, la funzione di hash per una stringa fa quello che noi ci potremmo aspettare per una funzione di hash, ovvero sia la stringa Pippo è uguale alla stringa Pippo. Puoi chiudere la porta, per favore? Puoi chiudere la porta, grazie. La stringa Pippo ha la stessa funzione di hash, ha lo stesso hash code della stringa Pippo. Per quanto riguarda invece le classi, le funzioni di hash non funzionano come uno potrebbe immaginarsi. Le funzioni di hash si limitano a trasformare l'indirizzo di una classe in un intero e di conseguenza calcolare quello, usare quello come funzione di hash. Questo vuol dire che un oggetto, lo stesso oggetto ha la stessa funzione di hash, ma tutti gli altri oggetti hanno una funzione di hash diversa. Questa è una scelta conservativa, non è una scelta particolarmente efficiente, però ci assicura che il tutto funzioni. Allora, questo l'abbiamo già visto la volta scorsa. Flick o flock, però eravate in meno persone. Io ho due classi, foo e bar, due istanze della stessa classe MyData. Dopo averle dichiarate, mi chiedo se hanno lo stesso hash code. La domanda, hanno lo stesso hash code, sì o no? E la risposta è ovviamente no, grazie alle due o tre persone, forse due, che me l'hanno data. Se io metto dentro dei dati e i dati sono uguali, quindi a tutti gli effetti le due classi sono esattamente le stesse, contengono esattamente gli stessi dati. Albert Einstein 76, perché ieri era l'anniversario della morte di Albert Einstein e questa mattina non ho fatto in tempo a cambiare con qualche personaggio celebre che fosse morto oggi, ma quindi prendetelo, scusatemi, ma Albert Einstein 76, Albert Einstein 76, la funzione hashCode è la stessa, dà lo stesso risultato oppure no? Qualche segno di vita da parte vostra potrebbe aiutarmi? Non dico entusiasmo, almeno un minimo di... E la risposta è no, non danno la stessa, la funzione di hash non è la stessa. Perché? Perché la funzione di hash viene calcolata in base all'indirizzo della classe, non in base al contenuto della classe. Allora, talvolta, molto spesso, nelle nostre applicazioni, noi abbiamo bisogno di considerare uguali oggetti che contengono gli stessi dati, non che sono nella stessa locazione di memoria. Quindi non è difficile immaginare un'applicazione in cui foo e bar debbano essere considerati uguali. Se io considero foo e bar uguali, devono avere lo stesso hash code. E quindi devo scrivermi io, in qualche modo, la funzione hash code. Allora, gli oggetti in Java hanno due funzioni. Una è un booleano che ci dice equals, che ci permette di confrontare due oggetti, e uno è la funzione hashCode che ritorna l'hashCode, ovviamente, essendo chiamandosi hashCode, dell'oggetto. Allora, se due oggetti sono uguali, questi oggetti devono produrre lo stesso hashCode. Quindi, se io ho due oggetti uguali, questi oggetti devono produrre lo stesso hashcode. Se i due oggetti non sono uguali, quindi chiamando il metodo equals, ottengo falso, allora sarebbe tanto carino se l'hashcode fosse diverso. Perché? Perché se l'hash code è uguale, io potrei avere una funzione di hash che ritorna 42 per qualsiasi oggetto. E questo sarebbe perfettamente coerente con tutte le definizioni che abbiamo dato. Peccato che trasformerebbe le mie tabelle di hash in delle liste
e quindi avrebbero delle performance assolutamente non accettabili. Vi ricordate come si chiama il termine quando due oggetti diversi hanno lo stesso hash code? La funzione di hash fornisce lo stesso risultato? Due nomi, vediamo se ve li ricordate. Uno è il funneling e l'altro è la collisione. Comunque, quello che viene fuori da questa breve introduzione è che hashcode e equal devono sempre essere definiti insieme. Quando io ho le mie classi e voglio ridefinire hashcode o voglio ridefinire equals, devo anche ridefinire l'altro, perché devono sempre essere coerenti. Tant'è vero che se prendete un tool a caso per scrivere in Java come Eclipse e gli chiedete di fare l'override del metodo hashcode, questo è nello stesso menu in cui costruisce il codice per fare l'override del metodo equals. Quindi non potete ridefinirne uno senza ridefinire l'altro. È la stessa voce di menu. Ridefinisci hashcode e equals. Allora, proviamo a pensare a una... Ritorniamo alla classe MyData, quindi nome, cognome e età. Costruttore, bla bla. Allora, se noi vogliamo riscrivere la funzione isEqual e la funzione hashCode, una possibile strada è questa. Fra l'altro poi vedremo che Eclipse ci aiuta tantissimo nello scrivere il codice, praticamente lo scrive tutto per noi. Noi dobbiamo semplicemente, spesso ci basta limitarci a mettere dei tick in un elenco per scrivere in modo coerente le funzioni isEqual e hashCode. Comunque, l'idea dell'equal, ricordate che io posso confrontare anche capre con cavoli. La filosofia generale degli oggetti e della Java Collection Framework è che io posso confrontare due cose che non c'entrano niente. E la risposta alla domanda sono uguali sarà no, ovviamente. Però la domanda ha senso. Vuol dire che la domanda è fattibile. Io posso fare una mia classe complessa quanto volete e poi chiedermi is equal con il numero 3? La risposta no, però la domanda ha senso, posso farlo. Quindi che cosa deve fare la funzione is equal? Diciamo, iniziamo a toglierci tutti i casi patologici. I casi patologici sono: se io confronto un oggetto con se stesso, beh, ovviamente devo dire che è uguale. Poi se uno dei due oggetti, se l'oggetto con cui io confronto, quindi obj, è nullo, oppure non è un instance della mia classe, allora non posso confrontarli. E qui abbiamo due alternative, vedremo, che posso usare. Uno è usare instance of, quindi mi permette in qualche modo di fare un confronto anche con classi derivate, se voglio farlo, e l'altro invece è chiedermi, semplicemente dire che se non sono esattamente la stessa classe, allora non possono essere uguali. E lì è una scelta, dipende dalle applicazioni. Se ho superato questi primi casi, che sono, diciamo, patologici in qualche modo, a questo punto posso fare veramente il confronto. Quindi posso chiedermi se il nome è uguale al nome, il cognome è uguale al cognome, e in questo caso restituisco, se uno dei due non è uguale, restituisco falso, e in caso contrario restituisco vero. Notate che in questa implementazione io ho deliberatamente non confrontato l'età. Beh, è una cosa che è possibile fare. Io posso avere una struttura che contiene alcuni campi che sono particolarmente importanti, in qualche modo che la definiscono, e su quelli io confronto, e altri che possono essere delle variabili di appoggio, possono essere delle altre cose, su cui io non voglio fare il confronto. Quindi quando io mi chiedo se due strutture, due classi sono uguali, io in realtà decido quali campi confrontare, e se gli altri campi semplicemente li ignoro. Vi ricordo cosa vuol dire chiocciolina override.
è un modo per dire che voi sapete che quello che state facendo è una funzione che va a sovrascrivere, sta facendo l'overriding di un'altra funzione. E voi lo sapete questo. A che cosa serve? Allora immaginate di fare un errore di distrazione, invece di scrivere equals, scrivere equal. È un errore? Il compilatore se ne accorge se voi invece di equals con la S scrivete equal senza S? Voi avete la vostra classe MyData, definite un metodo equal, perfettamente legittimo. Quando poi i metodi di chi usa la classe, magari gli algoritmi o scritti da qualcun altro, provano a confrontare, questi chiamano equals con la S e quindi semplicemente ignorano il vostro equal. Non c'è un errore di sintassi, perché è perfettamente lecito definire una funzione equal, però il risultato è decisamente diverso da quello che voi vi aspettate. Allora, scrivere, mettere lì l'override mi permette di controllare questo tipo di sviste in fase di compilazione. Se io scrivo override public boolean equal senza la S, il compilatore si ferma e mi dice no, tu hai detto che è un override, ma non è mica un override, è una funzione nuova. E io riesco a evitare il problema. Quindi l'override manifesto la mia ferma intenzione di fare un override, che quel metodo lì è un override di qualcosa, e se per caso non lo è, voglio essere avvisato. L'idea di programmare in Java è quella di riuscire a fare, diciamo, il meno errori possibili e di avere che ci vengano segnalati i vari errori che eventualmente possiamo fare. E nel caso della funzione hashCode, ma ad esempio potrei trasformare nome e cognome in una stringa TMP, quindi li sommo e ci metto un due punti in mezzo per essere sicuro di distinguerli, e a questo punto restituisco l'hashCode di TMP. Questa è un'altra regola, esistono delle funzioni migliori di queste, ovviamente, però una regola aurea del scrivere le proprie funzioni di hash è quella di, per quanto possibile, usare le funzioni di hash che esistono già. E semplicemente la vostra funzione di hash non deve inventare l'acqua calda, ma deve mettere assieme le altre funzioni di hash. Nel caso che MyData non sia stato inizializzato, comunque TMP è null2.null e quindi il tutto continua a funzionare in qualche modo. Quindi adesso vediamo qualche funzione di hash, perché sono interessanti e perché ci può dare una vaga idea su come fare a cosa pensare quando ci troviamo ad aver bisogno di una funzione di hash. Ma l'idea di base è quella di, se vi serve una funzione di hash, prendete un libro, prendete Wikipedia e cercate la funzione di hash scritta da un professionista e usate quella, perché difficilmente una persona al nostro livello è in grado di tirar fuori una funzione di hash accettabile. Allora, la funzione di hash, la prima funzione di hash che vale la pena provare per controllare che tutto funzioni è la funzione di hash più stupida, ed è quella che somma i caratteri, l'avevamo già visto la volta scorsa. L'unico vantaggio di questa funzione di hash è che io posso deliberatamente costruire collisioni, perché basta che metta anagrammi e ho una collisione, e quindi sono in grado in qualche modo di misurare le performance del mio algoritmo in presenza di collisioni. Questo potrebbe essere utile, mi potrebbe servire, mi permette di capire quanto male posso andare se in un caso di disastro. Quindi è una funzione di hash che fa veramente schifo, e proprio perché fa veramente schifo vale la pena di ricordarsela, e talvolta è utile. Uh,
Nel suo libro Algorithms in C, Sedgevic propone questa funzione di hash. E questa vediamo che abbastanza è una forma comune alle funzioni di hash. Allora, inizio a scorrere i miei caratteri, le sto facendo tutte per le stringhe perché era più semplice da scrivere il codice, però vi rendete conto che se invece di una stringa ho un pezzo di memoria, basta che io consideri la memoria byte a byte e semplicemente nel prototipo avrò l'inizio del pezzo di memoria e la lunghezza, e poi il concettualmente è esattamente lo stesso. Quindi è come la hash semplicissima, per cui io vado a sommare alla hash ogni volta vado a sommare il nuovo byte, il nuovo pezzettino di informazione. Però prima di sommare il nuovo pezzettino di informazione prendo la hash e la moltiplico per un numero magico. Moltiplicare la hash per un numero magico fa sì che alla fine del processo il primo carattere sarà stato moltiplicato n volte per quel numero magico, il secondo carattere per n-1 volte per il numero magico, il terzo, eccetera, eccetera. E quindi usare questo mi permette di evitare fondamentalmente di risolvere il problema degli anagrammi, perché AB e BA forniscono delle funzioni di hash diverse. Altra caratteristica che si vede spesso nelle funzioni di hash: questo numero magico A non è lo stesso per ogni carattere, ma man mano cambia anche lui. Quindi non solo io prendo la hash e la moltiplico per qualcosa prima di sommare il nuovo pezzo, ma questo qualcosa ogni ciclo cambia. E quindi abbiamo un'altra costante magica B che mi permette di calcolare il nuovo A. E quindi in un passo generico io cosa faccio? Prendo hash, la moltiplico per A, gli sommo il primo pezzetto di informazione e poi modifico A. Nuovo passo, prendo hash, la moltiplico per A, che a questo punto è diverso, gli sommo un pezzetto di informazione e cambio A. E vado avanti a girare in questo caso, in questo modo. Altra cosa che si vede chiaramente nelle funzioni di hash è la presenza di questi numeri assolutamente magici. Se provate a cambiarli, le performance peggiorano. Nessuno di noi ha la capacità teorica di spiegarci perché quel numero lì, perché 63.689? Vabbè, è dispari, probabilmente se lo metto pari è più brutto. Però perché non 63.691, ad esempio? Provate. Io una volta avevo provato a fare una tabella di hash con tutte le parole di un paio di dizionari, ed effettivamente questi numeri magici, se uno li cambia di pochissimo o di tanto, ottiene sempre performance peggiori che non il numero originale. Una funzione di hash semplicissima è la funzione proposta da Bernstein, che è molto simile alla funzione che abbiamo visto prima di Sedgevic, soltanto che la costante magica non viene cambiata ed è sempre 33, e la funzione di hash all'inizio, il valore della funzione di hash all'inizio non è 0 ma è 5381. Allora, questa funzione di hash sono 3 righe e funziona incredibilmente bene. Tutte le volte che io nei miei programmi ho bisogno di una funzione di hash, io vado a usare questa. Sono 3 righe da scrivere, funziona per le stringhe, funziona per i dati, funziona per i numeri, funziona per tutto. Quindi, secondo me, il mio consiglio, se avete bisogno di una funzione di hash e non potete usare una funzione di hash che esiste già, andatevi a prendere quella di JB. È molto veloce, ma si può fare di meglio, e lo stesso DJB ha fatto di meglio, togliendo le moltiplicazioni. Invece di moltiplicare per 33, io cosa faccio? Prendo la mia hash, la shifto a sinistra di 5 posizioni, e questo è equivalente a moltiplicare per 32, e poi gli sommo hash di nuovo. Quindi di fatto hash shiftato a sinistra di 5 posizioni più hash è uguale a hash per 33. E poi, invece di fare una somma, faccio un XOR. Faccio l'XOR con il nuovo carattere.
Questo ha il vantaggio di non aver bisogno di moltiplicatori e quindi di riuscire a poter essere scritta in assembler in modo estremamente veloce anche su macchine, diciamo, abbastanza primitive, quindi che non hanno la possibilità di moltiplicare. E di nuovo, se lavorate in assembler, questa è quella che caldamente vi consiglio. Kernigham e Ricci, quelli che hanno scritto il libro sul C, propongono anche loro una funzione del tutto analoga. Anche loro si sono resi conto che esistono dei numeri che in qualche modo ci permettono di spargere meglio i valori, e questi numeri sono 31, 131, 1313, 13131. Di nuovo, perché? Non lo so, giocateveli all'otto se credete a queste cose, io quello non l'ho mai fatto. Abbiamo altre funzioni di hash che possono essere utili in assenza di moltiplicatori. Questa è una funzione che viene utilizzata talvolta e ha il vantaggio di non avere moltiplicazioni o divisioni, ma di avere semplicemente shift e somme ed XOR. E vedete che l'idea comune è molto simile. Io prendo i miei bit, in qualche modo li ripiego su se stessi e poi aggiungo il nuovo valore. In questo caso prendo un pezzo della hash e la sposto a sinistra, prendo un pezzo della hash e la sposto a destra, sommo, e con questo blocco nuovo che ho ottenuto faccio l'XOR sulla vecchia hash, perché vedete che all'inizio io ho hash cappelletto uguale, quindi tutto quello che c'è fra parentesi viene fatto l'XOR sulla prima funzione, sulla vecchia hash. Di nuovo, e la hash inizia con una costante. Eccetera. Credo che non siate particolarmente interessati a vederle. Questa è la funzione di hash che viene utilizzata, è fondamentalmente simile alla precedente funzione di hash che non vi ho fatto vedere, ed è quella che viene usata tantissimo sui sistemi Unix. Linux è un sistema Unix a 32 bit. Ricordatevi che noi abbiamo Unix, da Unix, diciamo i figli immediati di Unix, abbiamo sistemi operativi come Linux, FreeBSD, OS X, tutto il Mac è un figlio molto, molto vicino a Unix. E adesso arriviamo alle mappe. Allora, abbiamo visto come implementare gli insiemi. Abbiamo visto che gli insiemi sono delle strutture dati che hanno soltanto la caratteristica di non avere elementi duplicati, e abbiamo visto che gli insiemi non hanno elementi duplicati, gli insiemi rinunciano in qualche modo alla possibilità di accedere agli elementi usando la loro posizione, quindi non hanno accesso posizionale, e in compenso guadagnano una velocità spaventosa. La velocità spaventosa è resa possibile dall'uso di una tabella di hash. Le tabelle di hash sono rese possibili dall'uso delle funzioni di hash, più qualche trucchetto per riuscire a cavarsela quando più qualche trucchetto per cavarsela quando abbiamo delle collisioni. Il trucchetto utilizzato è il chaining, e le funzioni di hash devono cercare di le funzioni di hash devo tendenzialmente riscrivermele io quando implemento degli oggetti. Allora, probabilmente prima di vedere le mappe potrebbe aver senso Provare
provare effettivamente a scrivere e a vedere che cosa fa Eclipse quando noi scriviamo una classe e vogliamo fare l'override della funzione hashCode. Allora, new project, lo chiamiamo Cosa sta facendo? Ok. New class. Allora, come chiamiamo la classe con cui fare gli esperimenti? Esperimenti. Exp, scusate, ho premuto Enter senza volerlo. Allora, nella classe exp mettiamoci soltanto dei dati, per cui ad esempio int foo. A questo punto creiamo se volete il main. Ok, quindi qui possiamo ok, semplicemente io mi limito a stampare l'oggetto e stampare l'hashcode. Questo qui. Eseguendolo. Dunque, come faccio a farne uno? Come faccio a cambiare la configurazione qui della fare a lanciare quello che voglio?
così dovrebbe andare. Ecco qui. Allora, vedete che le mie classi trasformate in stringhe sono exp, at, e mi dice qual è l'indirizzo, e la hash code mi dà quel numero, che è semplicemente il numero che lui calcola partendo dall'indirizzo e costruendo la funzione di hash in base all'indirizzo. Il che vuol dire che il valore che abbiamo dentro non dovrebbe significare nulla. Proviamo a variare il valore di afu e vediamo cosa succede, e vedete che la nostra funzione di hash non cambia minimamente. Quindi al variare dei dati all'interno della classe la nostra funzione di hash non cambia, ovviamente perché la funzione di hash viene calcolata in base all'indirizzo della mia classe. Di nuovo, ovvio, semplice, è incredibile quante persone quando poi vanno a scrivere codice che ha bisogno di hash table oppure di map, questo se lo dimenticano e il tutto lo smette di funzionare. Allora, come facciamo per... possiamo anche chiederci, aumentiamo le cose, bfu uguale 42, possiamo anche chiederci se A e B sono uguali. Ok, ci stiamo chiedendo anche se A e B sono uguali, quindi quando io vado a eseguire, quello che ottengo è due hash diverse, ovviamente, e poi falso perché A e B non sono uguali. Allora, per inserire equal e fare l'overriding di equal e hash table, già con Eclipse è semplicissimo, basta che io vada a prendere il menu source e vado a selezionare questo membro qui. Allora, questo qui è già pensato, vedete che mi propone di generarle insieme, non ne posso generare solo uno, mi propone di generarle insieme. Allora, le genero insieme tenendo in considerazione del valore di foo. Qui ho la possibilità permettere che ritorni vero quando io confronto due classi che non sono esattamente la stessa, ma una discende dall'altra. Allora, in teoria io potrei confrontare un quadrupede con una mucca. Se le cose che io ritengo dirimenti nel confronto sono comuni al quadrupede e alla mucca, non sono la stessa classe, ma mucca in qualche modo discende da quadrupede, è un'istanza di quadrupede, e quindi possono avere tutta una serie, per favore, possono avere tutta una serie di elementi comuni. In questo caso qui ignoriamo il problema. E vedete qual è il codice che viene creato. Allora, override, hashcode. Hashcode ricompare il magico numero 31. Allora, l'idea della funzione di hash che mi viene costruita da Eclipse in modo automatico è quella di calcolare la hash di tutti gli elementi che io ho deciso della mia struttura e sommarli alla hash. Sommarli, non basta sommarli, perché prima di sommarli io prendo la hash e la moltiplico per uno di questi numeri magici, in modo da non avere il problema che se ho due variabili foo e bar e la prima vale 10 e la seconda vale 20, o la prima vale 20 e la seconda vale 10, potrei avere la stessa hash se li sommassi semplicemente. Invece, in questo modo, moltiplicando prima la hash per un numero, risolvo il problema dei, diciamo, anagrammi, in realtà sono dell'ordine dei valori, mettiamola così. Quindi iniziamo con inizializza result a 1 e poi gli somma su foo e ritorna result. E
La funzione invece che ha generato per l'equal, vedete che prima controllo se sono lo stesso oggetto, poi controllo se l'oggetto è nullo, e allora a quel momento rispondo falso, e dal momento che io non gli ho detto di non tenere in conto di quando un oggetto è un'istanza di un altro oggetto, richiede proprio che le classi siano esattamente le stesse. Quindi se i due oggetti sono di due classi diverse, allora non possono essere uguali. A questo punto, se sono arrivato qui, vuol dire che obj è effettivamente un oggetto della mia stessa classe, fa il cast e a questo punto confronta tutti i campi. Beh, oh bella, tutti i campi che io gli ho indicato. Notate che vengono dallo stesso menu, quindi io nello stesso menu gli dico su quali campi calcolare la hash e su quali campi fare l'equal. E questo glielo dico una volta sola e vale per entrambi, perché è fondamentale che siano uguali. Sempre usando il codice possiamo... Ah, ecco, a questo punto qui i due dati dovrebbero finalmente dirci che hanno entrambi la stessa hash e sono uguali. Quindi equal ci dice che sono che i due oggetti, le due classi, che i due oggetti sono uguali e hanno anche la stessa hash. Ricordate che vale sempre la relazione in un senso: oggetti uguali allora hanno la stessa hash. Se così non è, il comportamento delle varie hash table, map, eccetera, tendenzialmente è... non potete aspettarvi niente di sensato. Proviamo a guardare come vengono generate la funzione di hash per i vari tipi di dati che ho in Java. Allora, togliamo questi. Vediamo un po'. Allora, vi ricordate tutti i vari tipi di dati che ho in Java? Allora, ho il byte. Byte. Short. Int. Long. Poi float e double. E qui sto finendo le variabili. Andiamo sull'italiano. Pip. Poi che altri tipi di dati ho in Java che si possono considerare? Boolean dovrebbe esserci. E mettiamoci dentro anche una stringa. Allora, se a questo punto noi e mettiamo anche una cosa che invece non consideriamo, allora se io gli chiedo di costruirmi il codice per hashcode equal, gamba di legno no perché è cattivo, tutti gli altri sì, e mettiamolo in fondo. Generiamo ed ecco qui il codice. Vedete che la struttura dell'hash code è fondamentalmente sempre la stessa. Io calcolo l'hash code dei vari pezzi e poi li sommo però moltiplicando prima la vecchia hash code per numero magico 31, in modo da evitarmi il problema che se ho gli stessi valori in ordine diverso avrei la stessa hash. Quindi nel caso di byte, short, int, semplicemente io li sommo al mio valore. Nel caso di un long non posso sommarlo perché il long è più lungo della hash. Allora come faccio? Beh, in qualche modo devo ripiegare su se stesso i bit di cui è composto il long.
Allora io posso pensare al long come composto da due int, uno di seguito all'altro, e quindi devo prendere l'int che sta a destra, l'int che sta a sinistra, sovrapporli, mischiarli, e questo mischiarlo viene fatto usando l'XOR. E quindi io prendo gargle, faccio l'XOR con gargle shiftato a destra di 32 posizioni. Quelle tre freccioline sono lo shift logico e non lo shift aritmetico. Il primo bit non è il bit del segno, ma è sempre 0, in parole povere. E a questo punto posso fare la somma con il mio result. Nel caso di un... com'erano? Poi avevo float e double. Allora, dov'è width? Mi sono perso width? Comunque, nel caso del double io converto il double in bit e faccio lo stesso giochetto, perché sapete che la rappresentazione interna di un double è comunque una maschera, un vettore di bit. Nel caso del sommo, nel caso del booleano io decido se sommare 1231 o 1237, di nuovo numeri magici. Nel caso della stringa, di fatto io chiamo la funzione hashCode della stringa, e nel caso del float, che a quel punto ha comunque la dimensione giusta perché ha la stessa dimensione dell'intero, semplicemente lo converto in bit e sommo. Quindi la strategia è sempre questa: convertire, calcolarmi le hash a pezzettini e poi sommarle. E nell'equal vedete che abbiamo tutta una serie di confronti: se questo è diverso da questo restituisci falso, se questo è diverso da questo falso, 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 se tutti falliscono, e vabbè, allora alla fine sono uguali. Quindi source e riscrivetevi hashCode e equal per le vostre classi, questo è importante, e onestamente riscrivetevi anche il toString, perché se fate quello che viene chiamato il backup, il debug della nonna, fate stampare sul log che cosa sta succedendo, almeno vedete qualcosa di sensato. Quindi hashCode equal e toString. E adesso vediamo qualcosa di più utile che può essere fatto utilizzando le tabelle di hash. E questa cosa è quello di costruire quello che viene chiamato un array associativo, o mappa, o dizionario. Allora, l'idea dell'array associativo è quella di un vettore in cui l'indice non è un numero, ma è un oggetto di una certa classe. Potete immaginare una stringa, potete immaginare qualche altra cosa. Allora, devo dire che la maggior parte dei linguaggi moderni include al loro interno, già costruito dentro, il concetto di array associativo. Quindi fa parte della sintassi del linguaggio. Perl, Python, Go, mi dicono Ruby, anche se io non so programmare in Ruby. Questi linguaggi hanno al loro interno effettivamente l'array associativo. Nel caso di Java, questo non è una caratteristica del linguaggio, però è una caratteristica standard della Java Collection Framework. E il tutto viene implementato attraverso le hash table. Allora, se vi ricordate il grande albero di famiglia della Java Collection Framework,
Le MEP erano, diciamo, un ramo separato della famiglia, erano i cugini americani, per cui erano considerati parti della Java Collection Framework, ma non derivavano direttamente. E adesso proviamo a guardare la mappa e la hash map, che è la mappa. Mappa è la definizione, l'interfaccia, e hash map è l'implementazione di questa interfaccia. Allora, l'idea della mappa è: io ho due tipi di dato, K e V. K vi lascio immaginare che viene per key e V sta per value. In qualche modo io sono in grado di associare un valore a una chiave. E quindi io posso, la mia mappa è un qualche cosa che associa ad ogni chiave un valore. E le operazioni che io posso fare sono: inserisci nella mappa un certo valore a una certa chiave, oppure rimuovi, cancella, butta via una certa chiave. Posso chiedermi se esiste una certa chiave e posso chiedermi se esiste un certo valore. Adesso fermatevi un attimo a pensare. Questa mappa viene realizzata di fatto con una tabella di hash, perché mi permette, dato una chiave K, di andare esattamente a prendere il punto esatto in cui posso aver memorizzato o non aver memorizzato, se manca, quella chiave con il suo valore associato. La funzione contieni che cerca un valore. Secondo voi che complessità ha? E la funzione contains key, le ultime due, search, che complessità hanno? Qual è la complessità che vi aspettate? Allora, iniziamo con quella facile. Contains key. Che complessità vi aspettate? Costante. Un vostro collega si butta sul costante. Quindi la miglior complessità possibile per un algoritmo. Gli altri sono d'accordo? Uno mi ha risposto, l'altro facendogli sì con la testa, quindi la maggioranza ha risposto sì, è costante. Sempre pensando che la mia hash non degenera, eccetera. Però ne abbiamo visto nei casi pratici che effettivamente, per come sono fatte le tabelle di hash, io riesco ad avere dei tempi di accesso e di inserimento e di controllo di un elemento costante. Pensate all'esempio che abbiamo fatto con il programmino che memorizzava le parole, e avevamo visto che passare da 1000 a 50.000 non produceva nessun cambiamento significativo nel tempo di esecuzione, e stiamo parlando di 1050.000 o anche di più, non mi ricordo quanto erano i numeri che avevamo messo, ma erano numeri significativi, erano comunque ordini di grandezza. E invece contains value, secondo voi? Pensate di memorizzare su un foglio, fate uno schizzo di come potrebbe essere una map, quindi una tabella di hash in cui però oltre all'oggetto stesso io memorizzo anche un valore e poi vado a fare una ricerca nei valori. Quanto tempo ci metto? Allora, tendenzialmente lineare. Ovvero sia, devo scorrere tutti i valori che ci sono nella mia mappa, e questi valori sono messi a muzzo perché abbiamo detto che scopo della funzione di hash è quella di sparpagliare la chiave su tutti i valori possibili, quindi è molto probabile che i valori siano veramente messi a casaccio, e devo scorrermeli tutti alla ricerca del mio valore.
Allora, la documentazione del Java Collection Framework vi avverte che contains value will probably require time linear, quindi un tempo lineare nella dimensione della mappa per molte implementazioni. Non è detto. Provate a fare un esercizio, un attimo di fantasia. Immaginate che di aver bisogno di una mappa, di un oggetto che funziona come una mappa e in cui fate spesso le funzioni contains key e contains value. Come lo realizzereste? Una classe in Java, sono o come direste al vostro programmatore di farlo quando voi sarete a capo dell'azienda? Una cosa che è possibile fare, ad esempio, è fare una classe che tutte le volte in cui io provo a inserire una coppia chiave valore mi inserisce anche valore in un insieme, in un set. È vero, spreco più spazio, però io so se un certo valore c'è oppure no, perché di fatto sto usando due strutture dati insieme, sto usando una mappa per memorizzare chiave valore e sto usando un'altra struttura dati che l'utente non vede unicamente per dargli la risposta contains value in fretta. Spreco spazio, però mi cambia la vita. Se io devo fare spesso nella mia applicazione tante contains value, in questo modo qui ho risolto il problema. Mi complico un po', sì, perché quando vado a cancellare un elemento devo cancellarlo sia di qua che di là, eccetera. Spreco spazio, va bene, però può essere determinante. Allora, in qualche modo, se io ho una mappa, ho una classe annidata, che è map entry, che è una coppia chiave valore. Poi ho un insieme di map entry e quello è l'insieme dei valori. Poi ho una funzione che mi restituisce l'insieme delle chiavi. Poi ho una collection con tutti i possibili valori. Allora, perché io posso chiedere alla mia mappa e la mia mappa mi dice che l'insieme delle chiavi è un set, mentre l'insieme dei valori è una collection? Perché i valori possono ripetersi, grazie, perfetto. Perché io l'insieme delle chiavi è sicuramente un set perché non c'è nessun duplicato, mentre i valori possono essere qualsiasi cosa. E poi, sempre in questa albero di famiglia, andiamo a vedere la linked hash map, che esattamente come funzionava la hash nella hash table, in qualche modo mi mantiene un elenco di tutte le cose che io ho inserito, per cui sono in grado di scorrere tutti quanti i miei elementi solitamente nell'ordine in cui li ho inseriti. Comunque in un ordine prefissato, il che vuol dire che se ne inserisco un altro in fondo, l'ordine dei precedenti non cambia. E questo può essere utile. Mi appesantisce, certo, però nell'informatica è abbastanza una norma questo. Tutto quello che io guadagno solitamente per guadagnare qualcosa in tempo spendo in spazio e per guadagnare in spazio spendo in tempo. Quindi costruisco n strutture dati accessorie sopra il mio problema,
devo sprecare lo spazio per memorizzarle, però sono in grado di avere delle risposte veloci. E a questo punto voi sapete che cosa vuol dire veloci. Veloci vuol dire o grande di 1 invece di o grande di n, oppure può voler dire o grande di n invece che o grande di e alla n, o 2 alla n, che sono la stessa cosa. Quindi riuscite, vi permette di aggiungere delle strutture dati, vi permette di spesso di accelerare e di rendere più efficiente i vostri dati. Allora, proviamo a fare un grosso riassunto su quello che abbiamo visto sulle collection, e qui ci fermiamo sulle collection per un po'. Allora, questo è il grosso albero. Allora, abbiamo visto le collection. Qual è la caratteristica delle collection? La caratteristica comune a tutte le collection, qual è? È quella di avere elementi unici? No. Che cos'è una collection? Una collection è un insieme sparso di elementi l'oggetto collection estende l'iteratore. Quindi io posso iterare sugli oggetti della collection, cosa che non posso fare direttamente in una mappa. Posso tirare fuori altri oggetti su cui poi posso iterare, ma non posso iterare direttamente dentro una mappa. Posso farmi dare l'elenco di tutte le chiavi e poi iterare sull'elenco delle chiavi, posso farmi dare l'elenco di tutte le coppie chiave-valore. E su questi oggetti qui io posso iterare, perché questi sono collection. Però sulla mappa direttamente, no. Liste. Vi ricordate le liste cosa sono? Allora, che caratteristiche ci danno le liste? Allora, le liste abbiamo oggetti, gli oggetti si possono ripetere oppure no? Perfetto, gli oggetti si possono ripetere. Abbiamo la possibilità di... scusate, quindi gli oggetti si possono ripetere. Possono esserci... Abbiamo l'accesso posizionale? Nelle liste, sì. Quindi io posso chiedermi qual è l'oggetto numero 42. Io mi chiedo qual è l'oggetto numero 42 e ho una qualche risposta. Questa è un'interfaccia, quindi i metodi della lista sono fondamentalmente accesso posizionale, accesso basato ricerca di un elemento e poi tutte le varie operazioni, rimozione di un elemento, e poi le varie operazioni che io faccio con masse grosse di elementi tutti quanti assieme. Abbiamo visto che le liste, due possibili implementazioni, che sono? L'array list e la linked list. Allora, nell'array list, la lista viene gestita internamente con un array. Il vantaggio rispetto all'usare un array direttamente è che in questo modo qui io non mi devo stare a preoccupare del cambiamento di dimensioni dell'array. Tutto sommato posso semplicemente accedere ai vari elementi, ed è chi ha scritto il Java Collection Framework che si preoccupa di rimettere a posto i vari blocchetti, allargarlo, rimpicciolirlo alla bisogna. E poi abbiamo visto le linked list, in cui invece il vettore, la lista, è implementata con una lista vera e propria, da quella che si studia nei primi corsi di informatica. Quindi piccolo elemento, puntatore all'elemento successivo e al precedente, e il tutto seguito in questo modo. Vantaggi e svantaggi fra array list e linked list quali sono? Ditemi un'applicazione... Immaginatevi un'applicazione in cui l'array list è sicuramente superiore e un'applicazione in cui la linked list è sicuramente superiore.
Che cosa può fare l'array list che la linked list non può fare? L'accesso posizionale. Quando io ho un array list, l'accesso posizionale è veloce. Quindi se io ho un'applicazione in cui devo accedere a elementi a date posizioni, l'array list è la scelta. E che cosa può fare la linked list senza in modo veloce? No, beh, tutta quella storia che prima avevo messo, poi il dottor House che compare dicendo everybody lies, cioè uno cerca di dire queste cose sceme sperando che, vabbè, prendendomi in giro se volete, però vi rimanga un minimo. No, perché se io provo a cancellare un elemento all'interno di una linked list, è vero che la cancellazione in sé è istantanea, ma lo devo trovare prima. Quindi o io riesco a immaginarmi una qualche applicazione in cui io devo cancellare gli elementi ma non ho bisogno di trovarli prima, quindi non lo so, magari mi tengo dei riferimenti o qualcosa del genere, ma se io devo trovarli, gli elementi, il tempo è comunque lineare. Quindi in realtà non ho a cancellare gli elementi in una linked list, non ho tutti questi vantaggi. Forse se devo sempre cancellare il primo. Però abbiamo visto che anche nell'array list cancellare il primo è molto veloce. Mi immagino che il buon Block si sia inventato qualche sistema per cui di fatto modifica il puntatore e fa partire l'elemento e fa partire l'array da una posizione dopo, invece che spostare tutti gli elementi, perché anche nell'array list cancellare il primo tutto sommato è abbastanza veloce, tant'è vero che quando abbiamo fatto l'esperimento abbiamo costruito un certo numero di foo, un certo numero di dati a casaccio, poi l'elemento da cancellare, poi un certo numero di dati a casaccio, perché modificare, cancellare quello in mezzo più o meno va abbastanza male, se cancellavamo il primo era veloce. Quindi un'applicazione in cui le linked list sono nettamente da preferire rispetto all'array list, lasciamo aperta la domanda, se vi viene in mente o se facendo qualche prova vi viene, lo scopriamo. Set, caratteristiche dei set. Caratteristiche fondamentali dei set sono: rinuncio all'accesso posizionale e non ho elementi duplicati. Con queste due condizioni io riesco ad avere le operazioni sui set a tempo costanti come complessità. Quindi due condizioni abbastanza pesanti e dei vantaggi pazzeschi. A questo punto l'hash set implementa il set. Linked hash set implementa il set, semplicemente. Qual è la differenza fra i due? Qual è la differenza fra l'hash set e il linked hash set? La parola linked. Allora, l'hash set è, diciamo, l'implementazione base, quella che talvolta gli inglesi chiamano vaniglia, per dire che non ha niente, nessuna cosa aggiunta. Il linked hash set ha un piccolo overhead in più, perché oltre a essere gli elementi all'interno di un hash set, questi elementi fanno parte di una linked list. Allora, il far parte di una linked list fa sì che abbiano un ordine predicibile. Mentre una caratteristica dell'hash set, che dovrebbe esservi chiara vedendo come funzionano vanno le funzioni di hash, è che una volta che io butto dentro gli elementi, l'ordine con cui li tiro fuori è totalmente casuale, non è casuale, ma non posso fare nessun affidamento su quello che sarà l'ordine, nella linked hash set sì, io li tiro fuori tendenzialmente nello stesso ordine in cui li ho messi dentro. Se io ho una hash set e aggiungo un elemento e provo a ritirarli fuori, magari aggiungere quell'elemento ha fatto sì che il load factor superasse la mia soglia e quindi la hash set è stata ricostruita completamente, il tutto è avvenuto alle mie spalle senza che io me ne accorgessi e come risultato io anche gli elementi che avevo messo prima li trovo in un ordine completamente diverso. Quindi devo veramente essere in una situazione in cui non mi importa nulla dell'ordine.
però le situazioni in cui non mi importa nulla dell'ordine sono tante. Poi, map, questo l'abbiamo visto 20 minuti fa, quindi probabilmente mi rispondete anche. Caratteristiche di una map. La mappa è in qualche modo, mi permette di associare a una classe che uso come chiave una classe che uso come valore. Quindi potete vedere il set come una mappa in cui non c'è nessun valore, se volete. Nel set semplicemente io metto gli elementi, nella mappa io li metto dentro e li uso come indice per un altro qualcosa che uso come valore. Quindi i concetti sono estremamente, estremamente simili, infatti non è un caso se sono sullo stesso pacchetto di Lucidi, perché sotto il cappuccio comunque c'è una tabella di hash, c'è tutta la gestione delle collisioni, eccetera, eccetera. E infatti non è sorprendente che troviamo praticamente le stesse implementazioni. Troviamo la hash map, che è una mappa implementata con una hash table, e la linked hash map, che è la stessa cosa, ma gli oggetti sono linked e quindi l'ordine con cui io li estraggo è in qualche modo predicibile. Ricordate che io non posso fare un iteratore direttamente su una mappa, perché una mappa non è una collection, però da una mappa io posso tirare fuori collection, e in particolare posso tirare fuori l'insieme di tutte le chiavi, oppure posso tirare fuori la collection di tutti i valori, oppure posso tirare fuori l'insieme di tutte le coppie chiave valore, e questo di nuovo è un insieme, perché sono diversi, le coppie chiave valore sono diverse perché almeno la chiave è diversa. Poi, vector, stack e hash table, non li usiamo, brutti, in qualche modo sono stati rimessi dentro il Java Collection Framework. Ma, allora, le differenze fra un vettore e un array list, inoltre, sono anche differenze che probabilmente a questo livello non hanno particolare senso, perché, se non sbaglio, il vettore è un oggetto thread safe. Voi sapete che in un qualsiasi sistema moderno voi potete avere il vostro programma che viene eseguito in parallelo da più thread, quindi gli stessi dati vengono in qualche modo sono condivisi, è come se fossero condivisi fra due programmi che vengono eseguiti in parallelo sullo stesso computer. Allora immaginate che questi due programmi, che sono sempre due pezzi del vostro programma, come due routine che vanno in parallelo, fanno accesso alla stessa struttura dati. Se fanno accesso alla stessa struttura dati contemporaneamente, o la struttura dati è fatta apposta per essere resistente a questo tipo di cose, o succede un gran casino. Allora, il vettore mi sembra che sia thread safe, mentre l'array list no. E questo finisce questa prima parte sulla Java Collection Framework. Buona esercitazione, buon weekend. Dimmi. Le video lezioni online le mette oggi per caso? Sì. Perché l'altro giorno c'era il link che non funzionava.